Iniziamo con London, portiere del Maccabi Cisterna, in una partita sulla carta molto complicata, lo si è rivelato anche poi in campo. Nonostante tutto però tu hai fatto tantissime parate, ovviamente il vostro obiettivo è quello di cercare di ottenere il piazzamento migliore possibile in questo campionato. L'obiettivo per noi è crescere, è una squadra che è nata quest'anno, tanti ragazzi giovani, oggi era una partita complicata nel loro campo e con una squadra che è di alta classifica, noi tranne me, ecco, è una squadra giovanissima che deve crescere, l'obiettivo di quest'anno è questo, far crescere i giovani e queste sconfitte servono anche per crescere. Nella partita di andata voi siete state una delle due squadre che sono riuscite a fermare il regale incedere di questa Eagles che sembra davvero inarrestabile. Cosa è cambiato dalla partita di andata rispetto a questa di ritorno? E che siamo diventati una squadra più giovane, abbiamo perso un po' di esperienza con qualche elemento che nel tempo abbiamo perso, abbiamo giocato nel nostro campo che sicuramente non li agevola, è un campo all'esterno un po' più grande di questo dove le differenze magari di ritmo si affievoliscono, è una soddisfazione, spero per loro che quei due punti persi non precludano niente per loro. Siamo con Fulco, uno dei protagonisti di questa partita, che comunque avete giocato con grande autorità, con grande personalità, insomma voi non perdete punti praticamente dai primi di novembre, c'è però quel punto da limare rispetto a Nuova Florida. Ovviamente a questo punto penso che la testa sarà soprattutto allo scontro diretto, ma ovviamente non perdere i punti sarà fondamentale per cercare di arrivare lì proprio a ridosso. Sì, proprio così, noi non dobbiamo cercare comunque di giocare partita per partita, perché alla fine, come appena detto, non perdevamo da quella partita, ma siamo sempre ancora secondi, quindi per cercare di vincere questo campionato dobbiamo mettere, diciamo, concentrazione partita per partita e pensare a vincerle tutte, perché fino a quando non riusciremo comunque a guadagnare quel punto che per adesso ci fa stare ancora secondi, la mentalità dovrà per forza essere questa. L'impressione, volevo chiederti questa cosa, è giornata dopo giornata la vostra squadra sale di livello, sale di intensità, sale di concentrazione rispetto ai primi mesi dell'anno, c'è molto più automatismo soprattutto nelle manovre. Qual è ancora l'aspetto che secondo te deve essere migliorato per arrivare a una sorta di perfezione, se laddove esista? L'aspetto che c'è da migliorare è sicuramente quello che soprattutto si è visto in questa partita, hanno giocato tutti con la stessa mentalità, cosa che magari all'inizio poteva mancare, quindi per adesso stiamo cercando comunque di metterci tutti allo stesso livello, di compattarci come gruppo e di permettere poi partita per partita di non sbagliare neanche mezzo pallone, quindi questa sarà la cosa fondamentale, cercare di comunque chiudere subito le partite senza magari aspettare la squadra e sperare comunque di vincerle tutte.